Anna, volevo chiederti come avete costruito il rapporto tra questi due personaggi che apparentemente sembrano molto distanti tra di loro. Alors, il y a deux questions dans une. Est-ce que c'est comment on a construit Giulio et moi, ou est-ce que comment les deux personnages ont Come construit? dici, cioè, lei come attrice e come regista o i due No, i due personaggi? Le due personaggi. personaggi. Ok. Beh, diciamo, questa è proprio la storia del film, in effetti, perché racconta la storia di due esseri umani che all'inizio hanno un obiettivo comune, vale a dire si riuniscono, si incontrano per realizzare e scrivere l'adattamento dell'opera di Proust, ma visto che sono costretti a trascorrere parecchio tempo insieme da soli nello stesso luogo, naturalmente questo rapporto evolve, ha un'evoluzione e tira fuori anche tutte quelle che sono le ambiguità. Gli scontri, le difficoltà che ci sono quando si trovano vicini così a stretto contatto in un luogo chiuso un uomo e una donna. E come succede poi in qualunque coppia, è necessario, se si vuole veramente arrivare ad una conoscenza più profonda dell'altro, bisogna poi passare attraverso le crisi, la rabbia, gli scontri, le spiegazioni, e tutto quanto per poi arrivare ad una conoscenza vera. Sono passati adesso 100 anni dalla pubblicazione della ricerca. Perché secondo lei rimane Proust una fonte di ispirazione così forte anche e soprattutto nella nuova generazione, anche nei giovani di oggi? Beh, secondo me il motivo è perché nelle 3200 pagine del romanzo Proust è riuscito veramente a dipingere un grandissimo affresco del genere umano, cioè c'è tutto e ci sono tutti, e quindi tutti i lettori, a seconda del momento della loro vita in cui leggono l'opera di Proust, riescono in qualche modo a identificarsi, a ritrovarsi, perché veramente è un'opera così ricca, così potente, così autentica, così precisa nella descrizione di tutto, veramente, di tutti gli esseri umani, che tutti possono riconoscersi perché i personaggi sono veramente tantissimi. E quindi un'opera, quando è grandiosa come questa, vuol dire che riesce veramente a essere universale, ma non soltanto universale nel senso geografico, ma anche universale nel senso del tempo, perché riesce a attraversare le epoche, l'età, ed è per questo appunto che è così grande, proprio perché ognuno di noi ci si può identificare. È un po' in Francia come Molière, La Fontaine, sono delle opere intramontabili, sono delle opere senza tempo, perché c'è una tale precisione nella descrizione del genere umano che sono sempre attuali e quindi sono sempre fonte di ispirazione. E invece lei che rapporto ha con il cinema italiano? Dans ce que j'ai pu faire ou dans ce che moi en tant que spectatrice Per j'aime. quanto riguarda il suo lavoro d'attrice o come spettatrice? Entrambe. Le Alors, moi, Beh, naturalmente c'è stata la magnifica epoca del cinema italiano degli anni 60 e degli anni 70, inutile appunto soffermarci su questo. Poi, come è successo anche in Francia, in Germania e in altri paesi, c'è stato un momento un po', diciamo, di crisi in cui, diciamo, forse il cinema italiano non andava così forte, ma oggi io vedo una rinascita proprio del cinema italiano con appunto tantissimi grandi registi, ne nomino alcuni senza, ma ce ne sarebbero altri come Sorrentino, come Garrone, come Bellocchio, che non è un regista giovane, ma sicuramente in questo momento sta tornando con dei film molto forti, con delle proposte molto forti. Nanni Moretti, diciamo, ci sono parecchi registi italiani che io ammiro proprio perché hanno un punto di vista molto audace, molto coraggioso, e pongono delle domande con i loro film, che sono le domande che mi piacciono, perché secondo me la creazione, la creatività al cinema non è tanto dare delle risposte, ma porre delle domande. Le domande che loro pongono sono quelle che mi interessano. Grazie mille, thank you so much. Grazie.